te, buongiorno. Allora, prima di darti la parola, vorrei, come dire, mi devi consentire il saluto agli amici del Giro di Sicilia in 80 tappe, alla mia cara amica Maria Grazia Ennecco. E saluto anch'io. E dirti, come dire, che avevo proprio il piacere di conoscerti più a fondo, come credo che faremo adesso. Sì, perché finora io ti ho conosciuto attraverso così le varie mostre, no? Attraverso i media, quindi le TV private, eccetera. Questa è una bella occasione per poterti conoscere meglio. Allora, Michelangelo, il mio rapporto con l'arte, non potrei farne a meno oggi. Che cosa hai da dirmi? Beh, assolutamente sì. Innanzitutto saluto anch'io un po' tutti e ti ringrazio per questa bella opportunità, un modo e un mezzo per conoscerci, conoscere e far conoscere l'arte. In questo caso mi fai una domanda specifica, il rapporto con l'arte. Beh, in realtà si nasce con quella vena artistica che man mano ognuno di noi, chi più chi meno, la sviluppa con gli studi o anche la passione, spesso quando è forte. Beh, il mio rapporto con l'arte, oggi non ne potrei fare a meno, ormai è diventata veramente un'esigenza di produrre, io intendo produrre inteso di dipingere, perché in realtà al momento in cui un'opera d'arte viene completata hai prodotto, ma non hai prodotto nel senso materiale del termine, quindi un qualcosa di... ma hai prodotto una serie di... un ventaglio di emozioni, un ventaglio di elementi che ognuno di noi suscideranno sicuramente qualcosa. Infatti mi ricollego a questa tua domanda anche per, diciamo, dedicare... un attimino quello che potrebbe essere il significato dell'arte mediterranea. Bene, l'arte certo. In sé è un messaggio. Certo. È un messaggio di qualsiasi chiave di lettura. Cioè, inteso messaggio che può dare sicuramente un'emozione e può far rievocare ricordi delle proprie radici. E proprio per questo la mia arte, così chiamata la pop art mediterranea, devo dire che ormai ascolta prego. Michelangelo, tu nasci come interior designer. Sì, quindi sì, assolutamente sì. Ti occupi dei volumi, abbellisci i volumi, abbellisci le esatto. tele, insomma, ti adoperi. Esatto. sì, ti adoperi per creare bellezza. Assolutamente sì. E naturalmente la bellezza che tu crei risente tantissimo della nostra terra. E quindi sì. Io devo dire che ho trovato fantastica l'idea, il tema tuo, di come, diciamo, proporre personaggi, ma soprattutto giocare con i colori. Sono dei colori che sprizzano naturalezza, gioia, insomma, anche con una candida espressione, no? Una naturale espressione. Ecco, questo ti somiglia? Nel senso che... Beh, assolutamente più che mi somiglia, mi rappresenta in maniera totale. Ti rappresenta. Perché devo dire che ogni artista in un certo senso vuol trasmettere un messaggio. Molti artisti parlano anche poco, ma come dipingono tanto, inteso che nella loro è proprio il loro linguaggio, è come scrivere un libro, tutto sommato. Bene, e dalla mia formazione di architetto interior design a quella che, diciamo, è sempre stata però la mia, diciamo, attività a livello artistica, attività inteso chiaramente all'inizio come un hobby, poi perfezionandomi con gli studi ho fatto anche Accademia Belle Arti, in realtà, grazie al linguaggio del colore, semplicemente il connubio tra il contrasto di alcuni colori, già diamo un messaggio. E questa è la cosa importantissima. Volutamente, ma perché è un'indole, un qualcosa che viene d'impeto, ho utilizzato sempre i nostri colori mediterranei, le tinte forti, i contrasti a volte anche azzardati, ma che comunque all'opera finita suscitano sicuramente positività. E questa è la cosa più importante. E non solo Michelangelo.
ti dirò di più, almeno per quanto mi riguarda. Attraverso i tuoi colori e naturalmente i protagonisti dei tuoi quadri, senti perfino gli odori. Tanto sono accesi questi colori, caldi, densi e appartenenti all'anima nostra, cioè all'anima della gente di Sicilia. Noi siamo così calorosi, caldi, affettuosi, dobbiamo dimostrarla, no? questa mente. E quindi voglio dire, questo è quello che io ho riscontrato. Devo dirti un'altra cosa. Ho notato questo in te, la tua completezza. Di solito quando si parla di artisti, di pittori, ci si avvale dei luoghi comuni che vorrebbero identificare l'artista come una persona bislacca, stravagante, bizzarra, strambalata a volte, ma piena di arte dentro. Tu invece, oltre a questo, devo dire, sei un imprenditore. Beh. Quindi voglio dire, in più hai questa specifica, vogliamo chiamarla tecnica, e quindi naturalmente hai prodotto con aziende che si occupano del mercato dell'arte, naturalmente avrai prodotto qualcosa. Ecco, ce ne vuoi parlare? Bene, sì, assolutamente. Mi riconosco un po' fuori luogo, inteso come i canoni, diciamo, convenzionali degli artisti. Beh, l'artista spesso magari è anticonformista e ci sta. Ho tanti amici artisti che mi diverto veramente a stare con loro e loro si divertono a stare con me, perché in realtà io sono identificato un po' l'artista diverso perché io sono molto ordinato come carattere, come mentalità, ma l'ordine è anche nelle mie opere. Non lascio al caso spazi, non lascio mai spazi così incompiuti. Sono molto molto metodico e molto preciso nella mia arte. Beh, questa è anche, fa parte di una mia formazione. Aver fatto architettura di interni, e tuttora è un'attività che porto avanti, e mi ha, diciamo, forgiato in un certo senso quello che è l'equilibrio, l'ordine, il bilanciamento. Poi ci sono quei contrasti con dei colori che magari assieme non li avresti mai messi insieme, però poi danno quell'effetto, quell'emozione. Bene, sì, quindi in realtà il mio messaggio di arte, pian pianino, ma in una maniera a volte, devo dire, forse non voluta, perché non immaginavo arrivare ad alcuni risultati con le collaborazioni. Prima di tutto devo dire che è un po' un passaporto di bellezza. Ma dai, facciamolo qualche nome, perché io so che tu hai lavorato, operato e ben considerato con delle grandi case, sia di moda, sia di designer. Quindi voglio dire, dai, facciamoci. La più grande soddisfazione è che alcune aziende che adesso citerò, e ringrazio sempre, tuttora ho delle collaborazioni, più che aver visto me persona, quindi artista, hanno solo visto all'inizio le mie opere, quindi in realtà non avendo nessuna identità dietro a quell'opera di chi lo avesse prodotto. La mia soddisfazione, la mia conferma è stata che le prime opere scelte da la Maison Dolce & Gabbana, per esempio, ecco, o anche aziende come SMEG, aziende come parallele al mondo dell'orologeria, e devo dire che sono contento, perché la scelta è stata non subordinata ad un periodo artistico, ma mi hanno un po', hanno segnalato, interessandosi a quelle che sono le opere alcune realizzate 20 anni fa, alcune realizzate pochi anni fa. Quindi in realtà a me la soddisfazione è stata che riconoscere la stessa mano, lo stesso autore, nell'arco di 30 anni, perché sono quelli gli anni che dipingo, è una grande soddisfazione. Oggi mi posso permettere il lusso, se posso dirlo, di poter portare in mostra opere realizzate 30 anni fa, accostandole a opere attuali. Perché il tema è quello, la positività, e quindi, a mio avviso, l'amore per la bellezza non ha tempo. Sì, in effetti
si nota tantissimo dai tuoi disegni, perché tu parti dal carretto, il famoso carretto siciliano, e qui stiamo parlando decine e decine di anni fa come mezzo di locomozione, cosa che, diciamo, chi lo usava solitamente lo decorava. Ecco, quindi i tuoi dipinti partono da lì, partono da questa sicilianità, non solo, eludendo tutte quelle varie forme che ci vogliono protagonisti in negativo, o quantomeno sempre lugubri, no? Con sciarpe, le donne, Coppola, no, eccetera, tu sei riuscito attraverso questi colori e questa anche forte ironia a valorizzare in senso positivo, sì, la nostra storia. Sì. Beh, io devo dirti che il termine tristezza è fuori tema nel mio percorso artistico. Assolutamente. Quindi piangerci addosso è una cosa che già nella mia indole non esiste, quindi a maggior ragione non l'ho mai trasmesso, non ho mai fatto un'opera con scene cruente o scene di violenza o di tristezza. Devo dire, ho sempre dato un taglio ironico, a volte spesso anche forse comico, con dei pesci che schizzano dall'acqua, con delle donne con dei capelli azzurri, con dei colori che contrastano tra loro, che sembrerebbero di tinte. Però, rifacendomi al discorso del carretto, bene, il carretto perché veniva decorato? Innanzitutto per avere più prestigio, ma per renderlo bello. Quindi cosa significa? È il colore che è il primo elemento che anche a chi non è intenditore d'arte è quell'input che ti dà l'emozione. Io vedo che chiunque si avvicina a un'opera d'arte durante le mostre, io sono un attento osservatore, difficilmente mi avvicino, anche per un discorso che, a mio avviso, quando io mi devo godere un'immagine, un'opera, spesso se è un elemento di disturbo, se ti avvicini, magari anche a spiegare l'opera stessa, sono dopo loro che magari vengono a chiedere alcune, come dire, delucidazioni o quantomeno alcuni elementi, perché il rosso non è quel colore o il celeste è abbinato al viola, per esempio. Ma sinceramente, al momento in cui osservi un'opera d'arte, hai bisogno del silenzio, hai bisogno di un momento come se fosse un rapporto B2B, cioè tra l'arte e te stesso, e ognuno interpreta ciò che vuole. Questa è una cosa di una libertà, di una bellezza che non apprezzo. Condivido perfettamente, anche perché io mi sono trovato a scrivere sulla Sicilia, e devo dire che la tua arte si sposa benissimo con le mie idee di proposta. Senti, volevo far notare anche questo ai nostri amici che ci seguiranno. Sì. Senz'altro, che tu ti sei occupato anche dell'arte culinaria. Io, ad esempio, ho visto dei quadri tuoi con cannoli, con pesci, frutta nostra, no? Frutta locale, fichi d'India, ad esempio. Sono degli elementi, e tu mi pare che hai anche collaborato, no? Con queste manifestazioni a tema culinario, o sbaglio? Assolutamente sì. Sì. Bene, un'opera in realtà deve comunque immortalare un momento. Dall'arte, diciamo, dai mestieri, partiamo dai mestieri, dai pescatori, quindi il pescato è già un qualcosa che ci accomuna, nel senso, nella nostra isola, ovunque. Abbiamo queste scene che sono delle immagini, a volte, o delle fotografie o delle immagini della mia, diciamo, adolescenza, fanciullezza. Quindi a volte ho delle immagini che mi tornano, ma ho l'esigenza di un po' raccontarle. E quindi partiamo dai pescatori, arrivando anche al cibo, ma diciamolo chiaro, la nostra Sicilia per il cibo non è assolutamente da trascurare. Quindi ho anche pensato in un progetto artistico, Dolce Sicilia, inteso dolce come attività dolciarie di quelle che sono le nostre prelibatezze,
Quindi un tema con i mestieri legati dal turrunaro, che sappiamo che il personaggio, oltre che a produrre il torrone, prima lo vendeva in strada, adesso lo trovi nelle pasticcerie. E la fruttara, o quantomeno il personaggio che comunque fa, imita la frutta con il classico marzapane, la frutta nostra di Martorana. Certo, dove certo. Lì c'è tanta arte. Io ho proprio studiato il frutto di Martorana come dei maestri pasticceri, veramente, oltre che maestri nella pasticceria, sono maestri nell'arte, perché arrivano ad una precisione incredibile. E quindi questi elementi mi hanno portato, diciamo, a valorizzare quella che è la nostra arte culinaria. Bene, io ho anche esposto a Londra, ho esposto all'estero, e quando ho delle opere che si rifanno al cibo, alle tradizioni, ai nostri sguardi, con questi occhi che, devo dire, è una cosa che a noi ci accomuna un po', non facendoci più caso, però noi abbiamo degli occhi che proprio abbiamo tanta espressione nei nostri occhi. Capiamo pure quando rimaniamo male senza aprire bocca, quindi questo già è un qualcosa che ci identifica. Sì. Michelangelo, scusami se ti interrompo. Naturalmente, prego. entrando in questo campo non se ne esce più, perché è talmente vasto, talmente ricco che... Di far seguito a questa nostra chiacchierata, di, diciamo, un rapporto, no? di una cosa scritta di mio pugno, per magari fare un'elencazione, parlare nello specifico, non dico di ogni singola opera d'arte, perché sennò qua ci perdiamo, comunque delle riduzioni, delle più banali, di riparlarne, perché io capisco che tu avresti voluto dire tante cose, sì. Però purtroppo, sai, i tempi di, sì, sì. di queste clip purtroppo non possono andare oltre i 15-20 minuti. È giusto. Io ti ringrazio tantissimo di questa, non dico aiuto per farci capire, però voglio dire, hai, come dire, illustrato quello che ci volevo solo aggiungere per chiudere, che in realtà l'arte fino a bene, perché non tutti, magari per un discorso di caparbietà, però in realtà secondo me l'arte deve essere di tutti. Anche il concetto che molti artisti, giustamente, rispetto il loro pensiero, si occupa solo di opere d'arte inteso su tela. Bene, invece magari la mia arte è anche molto più predisposta, e le collaborazioni con il merchandising, con aziende a cui curo il packaging, devo dire, danno un messaggio importante per due motivi. Uno, perché l'arte comunque va sempre a modernizzarsi, quindi non siamo più ai canoni del Novecento, dove l'arte era ferma lì in una galleria. Io posso anche avere il piacere di avere una scatola stampata in latta, in legno, di un qualcosa che ha suscitato un'emozione. All'estero vanno a ruba queste scatole coloratissime dove c'è un richiamo della sicilianità, l'involucro interno magari viene consumato, ma non sarebbero mai un oggetto che, ripeto, non è un fatto a mano, perché io collaboro con molte aziende dove c'è il prodotto in serie, quindi inteso in stampa di alta qualità, capisco che comunque anche nel proprio piccolo ognuno di noi può permettersi un oggetto, da un cinturino di un orologio, da una scatola di latta che conteneva dei torroni, ad arrivare a pezzi importanti come i frigoriferi della SMEG, dove sono stati dipinti interamente a mano e che comunque hanno fatto e fanno tuttora il giro del mondo, perché vengono spesso esposti nei migliori showroom, negli eventi più importanti, ma più che altro per dare un messaggio, quel segnale che la Sicilia, la positività della stessa, ma la ricchezza che è frutto di una serie delle nostre grandi tradizioni, di tutto quello che noi non dobbiamo dimenticare, perché in realtà l'arte è vero, però l'arte è anche frutto dell'artigianato, e sono delle cose a cui io sono il motore di portare avanti anche l'obiettivo di molti giovani che spesso non hanno una cognizione di poter vedere un futuro. Non so, per esempio, io ho apprezzato un ragazzo giovanissimo che aiutava un calzolaio. Devo dire, quella persona mi ha tanto emozionato e appassionato, e ho visto che aveva proprio la curiosità
di capire quali sono i segreti di bottega, che facciamo una riflessione, questi nostri anziani non sono eterni. Tutto questo naturalmente va a motivare, a descrivere il senso o la mission della tua arte, parliamoci chiaro. Io volevo concludere leggendo di questo, l'ho scritto proprio stamattina, dico, bene. Prima che lo dimentico. Allora, senti perfino gli odori, tanto sono accesi, caldi, densi, appartenenti all'anima della gente, alle gradazioni delle terre. Legami questi che trasportano piacevolezza e benessere emozionale. Grazie. Stai bene nel vedere questi disegni. Grazie. Ringrazio te. A presto. Non appena so di una tua mostra, farò il possibile per venirti a trovare. Intanto io, assieme a Maria Grazia Innecco, che saluto e ringrazio, amica e promotrice di queste rubriche, questa è una delle di qualche altra rubrica che stiamo curando in questo periodo di pandemia, perché purtroppo non possiamo stare vicino alla gente e quindi ci avviciniamo in questo modo. Va bene, ti ricordo che tu sei accredito di un libro mio, nostro, di Maria Grazia, quindi ti verrò a trovare quanto prima. Ciao. Benissimo. Michelangelo. Grazie. E io devo darti il mio catalogo che l'altro giorno ho dimenticato di darti. Va bene, ci scambieremo questi doni. Ecco, uno scambio di doni. Okay. Grazie ancora. Ciao.